Buonasera. Vi siete divertiti finora? E ora vi tocca un professore universitario che vi fa lezione. Siete contenti? Ci sono anche due miei studenti in prima fila, vedo, per cui penso che anche quelli che non sono miei studenti forse mi sopporteranno. Quindi resistete per un quarto d'ora e poi ci saranno altri professori universitari. Detto questo, l'argomento del mio breve intervento oggi ha a che fare con le armi da fuoco, che i miei studenti hanno già visto stamattina, l'abbiamo provata questa lezione, ma voi sapete che ora, state attenzione, tiro fuori un'arma da fuoco ma completamente finta, non vi preoccupate. Non fate la scena del film di Benigni quando tira fuori la banana, ma questo è un oggetto totalmente finto. E però le dimensioni e le caratteristiche di una pistola vera. Notate il pallino rosso, è innocua, non vi preoccupate. E vi starete domandando cosa fa un professore universitario con una pistola. Il nostro presidente del consiglio, se comparisse con una pistola, professore universitario anche lui. In realtà, la pistola è una bella metafora della relazione che abbiamo con l'universo, con le cose che ci circondano. Perché la pistola, ecco, bastava questa, perché la pistola è una cosa pericolosa. Sapete quante pistole ci sono nel mondo? Circa 1 miliardo, troppo poche perché se ne continuano a costruire. Come armi da fuoco in totale, in tutto il mondo siamo circa 12 miliardi, non è male, più di una per persona. In America c'è una pistola circa per persona. Oggetto pericoloso e molto dannoso, perché se non lo sapete adoperare può fare dei grossi danni, e anche se lo sapete adoperare, perché il suo scopo è di fare dei danni. Allora, pur sapendo come funziona una pistola, pur sapendo che cos'è, sapendo a cosa serve, sapendo tutte le sue caratteristiche, ciononostante negli Stati Uniti si riescono a ammazzare 1300 bambini tutti gli anni involontariamente o volontariamente. Tipicamente un bambino prende questa pistola, non questa, questa non ammazza nessuno, prende la pistola del babbo e, non sapendolo utilizzare, non sapendo bene che cos'è, finisce per ammazzare la sorellina, se stesso, il babbo, la mamma, la zia, la nonna, chi volete voi. Meno male che non sono pistole automatiche normalmente. Quindi immaginatevi cosa sarebbe se noi non sapessimo nemmeno che cos'è questo, non sapessimo come funziona. Questa era una metafora che ha a che vedere con il clima e che mi è venuto in mente ricordando un racconto di fantascienza che ho letto molti anni fa. Era la storia di una spedizione interstellare che atterra su un pianeta dove trova degli esseri umani che vivevano lì da millenni, ancora un'altra spedizione, che non avevano tecnologia. Allora questi indigeni di questo pianeta remoto si trovano in mano una pistola, senza averla mai vista, senza sapere che cos'è. E immaginatevi di avere in mano questo oggetto e di non sapere che cos'è. C'è una piccola levetta, potete... Non è il rumore della pistola questo. Potete premerla, fa rumore, ma non sapete che cos'è. Magari uno strumento musicale. E in questo racconto pensavano, dice, ma forse è uno strumento musicale, non fa nulla di male, fa solo rumore, finché uno non lo punta verso la moglie e dice, guarda cara come funziona questo, ops. E è un racconto, ma tutto sommato vi fa vedere com'è pericoloso questo oggetto e che noi certe volte ci giochiamo col pericolo. Sapete che cos'è la roulette russa? Non credo che nessuno di voi abbia mai giocato alla roulette russa. Non penso di no, però c'è chi ci gioca effettivamente, e questa è una cosa interessante perché è stato detto più di una volta che il problema del clima, quello che stiamo facendo al clima terrestre, è come giocare alla roulette russa con tutta l'umanità. Stiamo correndo il rischio di fare dei danni così clamorosi, così grandi, così terribili, così irreversibili, così devastanti, che è come se giocassimo la roulette russa senza sapere cosa stiamo facendo. E guardate che nel caso del clima
ci sono molte cose che ancora non sappiamo e molte cose che sappiamo. Ma è come se uno non avesse mai visto una pistola e la esaminasse e dice: ma che cos'è? Come funziona? Cosa sono questi strani oggetti che ci sono dentro? Cos'è questo coso che rotola? Cos'è questo arnese che sbatte contro degli altri piccoli arnesi che stanno qui dentro? E questo a questo punto diventa una questione, perdonate la parola che dicono i professori universitari, una questione di epistemologia. Una questione di capire come sappiamo le cose che sappiamo. Come ci poniamo davanti a un problema reale, importante, critico, che è il clima. Però attenzione, se siete tutti qui dentro probabilmente avete una certa idea del clima, ci credo tranquillamente, però fuori di qui le idee del clima sono ben diverse. Se andate in America, andate in Alabama, andate in Wisconsin, andate in Texas, posti da che non è che vengono qui a dire clima, suonare le musichette, tutti contenti, perché c'è un grosso problema epistemologico, perché onestamente, con tutta la buona volontà, ci sono delle incertezze. Allora vi invito a considerare solo una rapidissima cosa, che non ho tempo di entrare nei dettagli, ma quello che conta qui non è tanto come funziona il clima, ma quanto come funziona la mente umana, per esempio quella dei miei studenti qui davanti. Funzionicchia, insomma, non è che sia poi, comunque qualcosina, insomma, stimolandoli molto, oggi li ho minacciati con questa pistola, ma sono stati abbastanza contenti. Come funziona la mente umana? Come si pone la mente umana davanti a un oggetto che non sappiamo bene come funzioni, ma che potrebbe essere pericoloso? E questo è il caso del clima. E non tutte le menti funzionano allo stesso modo. Pensate alle persone che giocano, perché ci sono, lo trovate scritto, ci sono, giocano alla roulette russa. Lo fanno, c'è dei casi, non è uno sport di massa, eh? Questo giocare a calcio è molto più comune, ma c'è chi fa questo sport. Allora uno che ragiona in termini di roulette russa, ragiona in modo completamente diverso da come ragioniamo noi, scienziati, o questi ragazzi qui in seconda fila, che diventeranno degli scienziati, i miei collaboratori e collaboratrici lì in piedi, che diventeranno, sono già degli scienziati, ma non tutti ragionano in questo modo. C'è tutta una sezione di evangelisti, protestanti, trumpisti e anche una buona frazione di cattolici che ragionano, non è ammesso fare la roulette russa per un cristiano, ma ragionano in qualche maniera che lo sia ammesso per il clima. E c'è chi ha questo atteggiamento fatalista: se Dio vuole che muoia, gioco la roulette russa, se Dio vuole che muoia, morirò, se non vuole che muoia, non morirò. E quando fa l'esperimento, comunque vada, avevi ragione. Allora, la scienza è invece un atteggiamento diverso, la scienza è riduzionista, la scienza è modellista. Cosa fai? Non sai cos'è questo aggeggio, lo esamini, ci sono dei pezzi di ferro, dei meccanismi, degli strani oggetti, degli strani reagenti chimici, che quando ti puoi fare un modello, che quando questo strano oggetto qui, che si chiama il cane, se tu sai che cos'è questo, va a sbattere contro un altro oggetto dove c'è una miscela di sostanze chimiche che in qualche maniera tu ti immagini, facendo un modello, si espandono molto rapidamente, proiettando fuori da questo tubo un pezzo di piombo, diciamo, sui 300 metri al secondo. E poi devi farti un modello su cosa succede quando un pezzo di piombo che viaggia a 300 metri al secondo passa attraverso la vostra testa. È un modello. Se non aveste mai visto una pistola, se non aveste mai visto un film western, se non aveste mai visto il telegiornale, voi direste: ma questo è soltanto un modello. Allora vedete qual è il problema. Che mentre ci sono 12 miliardi di armi da fuoco su questo pianeta, c'è un solo ecosistema. E questo rende la cosa molto difficile, molto molto difficile, perché la nostra mente, mediamente la mente dei decisori, dei politici, dei potenti, dei ricchi, di chi comanda in generale, non ragiona in termini scientifici. I miei studenti, penso, più o meno, qualche spintina, qualcosa, possono ancora capire, insomma, poveracci, fanno quello che possono. Ah, ma chi comanda, il signor Trump per esempio, non l'ha capita questa cosa, perché lui non ragiona per modelli, lo scienziato ragiona per modelli. Ma se volete capire il clima, dovete per forza ragionare per modelli, perché non possiamo fare l'esperimento, ovvero lo stiamo facendo, ed è esattamente quello che facciamo.
da notare che la mente umana ragiona, c'è tutto un ragionamento, una modellizzazione anche della mente umana, e il grosso problema che abbiamo è che secondo certi modelli la mente umana ragiona non sulla base del modello, ma sulla base dell'esperienza. Allora, se la pistola ha un colpo dentro il tamburo e voi sparate, per esempio sparo ai miei studenti laggiù, tac, non è successo nulla, tac, non è successo nulla. Se siete uno scienziato, dire non lo fare più che ti è andata bene, perché se lo fai 6 volte, la prossima, la sesta almeno lo ammazzi. Però se sei un bayesiano, cioè la mente come funziona, come si sa che funzioni, non è successo nulla, non è successo nulla, questa pistola è probabilmente scarica, a parte che l'ultimo colpo, ops, mi scusi. Allora, questo è il grosso problema che abbiamo, l'enorme problema che abbiamo di gestirci il clima, perché il clima può fare molto più danni, non dico di questo giocattolo che non fa nessun danno, ma il clima può fare dei danni enormi e molto probabilmente li farà, perché noi non abbiamo il modello giusto per gestirlo. Abbiamo dei modelli per capirlo, sappiamo del clima, come scienziato, posso sapere, scienziati, quelli di voi che sono scienziati, e ce ne sono, nel pubblico che riconosco, lo sanno. Ma chi valida la scienza, quello che dice la scienza? Chi è che dà questa validazione quando io vengo a dirvi non fare la roulette russa che ti ammazzi, se non ha mai visto una pistola? E questo è l'enorme problema che ci troviamo di fronte al giorno d'oggi. Il fatto che la nostra mente non è fatta per ragionare per modelli, è fatta per ragionare di esperienza. Non abbiamo esperienza sul clima, non sappiamo come ragionarci sopra, non abbiamo un modello epistemologico che ci possa portare a tradurre quello che la scienza può dire e portarlo in azione. Non ci stiamo riuscendo, come tutti sapete, per cui passeremo questo collo di bottiglia in qualche maniera. Nei prossimi 10, 20, 50, forse 100 anni giocheremo alla roulette russa con noi stessi. Perché non siamo attrezzati per non farlo. Io credo che se a uno capitasse mai di giocare davvero alla roulette russa con una pistola carica, se sopravvivi, quello che viene fuori, ne esci fuori con un uomo o una donna completamente diverso. Le donne non giocano di solito la roulette russa, sono molto più furbe, altro discorso. Ma questo è quello, secondo me, che va a capitare agli esseri umani. Secondo come ci gestiremo questa grandissima crisi che ci sta arrivando addosso, passeremo da un collo di bottiglia di un disastro, ci passerà attraverso una pallottola o qualcosa di simile, e ne usciremo dall'altra parte probabilmente migliori, più intelligenti, più abili a gestirsi questo pianeta. E se ci gestiamo fin dall'inizio al meglio che possiamo, tenendo conto dei limiti, tenendo conto che ci sono persone che hanno fiducia in Donald Trump e non in uno scienziato come c'è pieno in questa platea, quindi non vi preoccupate troppo, io sono un ottimista, penso che qualcuno sopravviverà. E quelli che sopravviveranno, chissà che non riescono a risolvere questo problema che fino ad ora non siamo riusciti a risolvere. E grazie per la vostra attenzione. Questo poi me lo rimetto in borsa e me lo riporto a casa. E arrivederci a tutti.